Una buona serata e benvenuti al TG6, seconda edizione, che apriamo parlando dei numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione, perché sono due nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo. Nelle ultime ore anche un nuovo decesso. Due nuovi casi di positività al Covid-19, quelli registrati oggi in Abruzzo, che portano a 3.333 il numero complessivo dall'inizio dell'emergenza coronavirus scattata lo scorso mese di marzo, che ha visto eseguire complessivamente nella nostra regione 117.027 test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'Ospedale dell'Aquila. Oltre alle due positività, la brutta notizia è anche un decesso che fa salire il triste bilancio a quota 468. 17 pazienti, numero invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 0, numero invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 103, meno 4 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 2.745 sono i dimessi e i guariti, più 5 rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.733 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 120, con una diminuzione di 4 unità rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 244 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1.599 in provincia di Pescara, 635 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per due casi non è indicata la provenienza. Cambiamo argomento adesso. Le province abruzzesi sono al lavoro in vista del prossimo anno scolastico, ma non mancano problemi organizzativi e fondi. Presidente, non è solo un problema di fondi insufficienti. Qui è tutto un problema, ecco, pensiamo che il problema che nessuno dice è il tempo, è l'asso temporale. Stiamo ancora raccogliendo le istanze delle scuole, dobbiamo fare dei progetti per capire come fare nuove classi, bisogna trovare le ditte, bisogna fare gli affidamenti. C'è agosto di mezzo e il 14 dobbiamo riaprire. Ecco, se uno pensasse a questo dovremmo andare a Roma solo a protestare, perché questo è quello che ti viene. Abbiamo 60 giorni e solo un folle può sognare di far tornare, ecco, a scuola i ragazzi, le linee guida che cambiano ogni giorno. Ecco, qui dico che loro non hanno la percezione reale di quello che sono i nostri territori. Non riusciamo a trovare gli spazi necessari e le soluzioni necessarie, perché il mondo scuola non è soltanto lo spazio dentro l'aula, ma è a 360 gradi, quindi svaria dal trasporto scolastico al trasporto pubblico, urbano, extraurbano. La gestione di alcuni convitti, di alcune mense, i bar che si trovano all'interno delle strutture, quindi è molto complessa. Ad oggi la situazione è ancora abbastanza critica, però si sta lavorando di comune accordo con i dirigenti scolastici, che si è creata una bella sinergia. Noi abbiamo ricevuto come provincia 750.000 euro per gli interventi leggeri, come sono definiti. Interventi leggeri significa che in provincia di Chieti ogni scuola avrà 15-20.000 euro, che non sono assolutamente sufficienti per gli interventi che i presidi ci chiedono, giustamente. Quindi noi dobbiamo dire che questa situazione non è così chiara e sicura. Poi la responsabilità sicuramente ricadrà su di noi o sui sindaci, però noi dobbiamo dire che effettivamente, immaginate nel mese di agosto, i fornitori se ci possono consegnare materiali e necessità che noi chiediamo, dovremmo anticipare, ma adesso in questo momento noi siamo ancora in fase progettuale, quindi io penso che una riflessione non solo qui in Abruzzo, ma a livello nazionale, il governo la debba fare questa riflessione, perché non potremmo poi presentarci il primo giorno di scuola senza avere quelle disposizioni per il Covid, che sono, diciamo, una garanzia. Noi abbiamo delle ragionevoli convinzioni che questo modello che si vuole applicare per quanto attiene al distanziamento sociale all'interno delle aule non sia un'azione possibile, soprattutto non sia possibile alla stregua di come ci viene indicato. Soprattutto quando si dice che è possibile modificare, reperire altri luoghi, altri ambienti, altri spazi.
io già rappresentato direttamente all'amministrazione alle difficoltà e i rischi ulteriori nei quali ci potremmo imbattere laddove andassimo a interessare spazi nuovi, spazi che hanno bisogno di una verifica di vulnerabilità, spazi per i quali occorrerà verificare la capacità di esodo, quindi tutta la normativa antincendio e quant'altro, quindi sulla sicurezza in generale, di impossibilità di praticare questo tipo di protocollo. Quindi io credo che questo sarà un fenomeno che riscontrato tutto il territorio nazionale. Diffido e dubito che in qualche luogo si possa applicare con agevolezza, io credo che alla fine non sarà possibile fare questo. Certamente in qualche caso sarà praticabile, ma nella gran parte dei casi no, quindi si determinerebbe persino una discriminazione per i più fortunati e meno fortunati. La dialettica tra la Regione e il Governo nazionale è senza esclusione di colpi. Marsiglio attacca Roma su infrastrutture e ricostruzione, mentre a rischio vi è anche il traforo del Gran Sasso. Marsiglio contro Roma, il presidente della Regione Abruzzo spara zero contro il governo. Marsiglio ha presentato il piano strategico per le infrastrutture abruzzesi, 6 miliardi per porti, aeroporti e ferrovie, ma l'interlocuzione con il ministero non sembra affatto serena. La risposta è stata molto debole da parte del governo sul piano che hanno presentato e che aspettiamo di vedere compiutamente. Si parla a malapena del potenziamento della ferrovia Roma-Pescara con i fondi che già di fatto sono programmati da molto tempo, quindi nulla di nuovo, nulla di aggiuntivo e nulla soprattutto di determinante. Fosse anche vero che si realizzi la velocizzazione della Roma-Pescara e ci stiamo lavorando su impulso della Regione Abruzzo, l'Abruzzo non può accontentarsi di questo. E a proposito di infrastrutture, vi è la questione traforo del Gran Sasso. Il MIT ha intimato a Strada dei Parchi di verificare la vulnerabilità sismica delle A24 e A25. I lavori però comporterebbero l'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile o il rischio è quello di contaminare la falda. Per questo la ASL si è messa di traverso. Un conflitto, spiega Marsiglio, tra strutture dello Stato. O si interviene agendo con poteri speciali e mettendo in pratica quanto previsto dalla legge e si danno a questo commissario i poteri e gli strumenti per realizzare e per risolvere la questione, o noi rischiamo davvero la chiusura di questa infrastruttura, che sarebbe un colpo mortale per la nostra economia. E le cartucce del presidente di regione non sono ancora terminate, vi è infatti anche il grande tema della ricostruzione. Il premier Conte ha promesso al commissario Lennini il pacchetto sisma già nel decreto semplificazioni, ma per quanto riguarda le misure che necessitano di copertura finanziaria, come ad esempio quelle per il personale, la proroga dello stato di emergenza, occorrerà attendere l'approvazione dello scostamento di bilancio volto a finanziare la manovra estiva. Con questo proposito il Consiglio dei Ministri si riunirà tra venerdì e l'inizio della prossima settimana. Non è possibile che gli interventi sul terremoto, per la ricostruzione, per accelerare la ricostruzione, siano sempre nel decreto prossimo. Ormai lo chiameremo così, il decreto prossimo è quello di cui si parla di ricostruzione, perché non c'è mai spazio nel decreto in corso, oppure non c'è mai capienza sufficiente per completare questa opera e ormai il tempo è ormai scaduto e quindi da questo punto di vista non si possono più fare sconti al governo sul tema della ricostruzione. Politica adesso, perché il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha ritirato le deleghe ai suoi 3 assessori leghisti. A distanza di 48 ore, dice il primo cittadino, dall'attacco ingiustificato e inaccettabile da parte del capogruppo della Lega, non avendo ottenuto dal partito alcun cenno di smentita rispetto alla dichiarazione di mancanza di fiducia che la compagine evidentemente nutre nei confronti dell'organo esecutivo, mi sono trovato costretto a firmare l'atto con cui ritiro le deleghe agli assessori Daniele Ferella, Fabrizio Taranta e Fabrizia Aquiglio. La decisione, legata all'intervento del consigliere leghista Francesco De Sanctis nel corso del Consiglio Comunale di 2 giorni fa, apre ufficialmente la crisi in seno alla maggioranza comunale di centrodestra che amministra l'Aquila dal giugno del 2017. Non è il primo scontro, il primo degli scontri tra la Lega e gli alleati. Per ora i vertici della Lega mantengono il silenzio. Intanto Biondi ha convocato per domani una seduta di giunta. Lo faccio a malincuore, spiega il sindaco, perché da quando sono entrati nella compagine governativa mai ho dubitato della qualità del lavoro e della fedeltà all'istituzione.
È stato approvato il bilancio della Ruzzoreti, ma al momento della votazione 9 sindaci guidati da quello di Teramo, Gianguido D'Alberto, hanno lasciato l'assemblea. Oggi lo stesso D'Alberto chiede di riscrivere un piano industriale che al momento è inadeguato. C'è sempre tensione intorno alla Ruzzoreti, anche all'indomani dell'approvazione del bilancio 2019 avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in una assemblea nella quale al momento del voto sono usciti il sindaco di Teramo ed altri 8. Erano presenti in 26, i quali hanno dato il loro sì. Un bilancio veritiero, affermano i componenti del CDA, che rappresenta una lenta ripresa dell'ente, pur restando criticità ereditate dalle gestioni passate. È un bilancio che è stato approvato all'unanimità dei presenti. Non ci sono stati voti contrari, quindi a testimonianza della positività di questo bilancio che comunque presenta delle evidenti criticità che si porta dal passato, però finalmente siamo indirizzati su un percorso virtuoso di buona amministrazione. Mettiamo da parte quelle polemiche sterili dove io non sono voluto intervenire che hanno visto coinvolti diversi sindaci autorevoli. È stata una relazione da parte del Presidente e del Direttore molto esaustiva. Sappiamo che il percorso è ancora lungo, sappiamo che la Ruzzoreti ha diverse problematiche, ma da quando si è insediato prima il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente Forlini e oggi quello dell'Avvocato Cognitti, stiamo lavorando veramente in una direzione che è quella che tutti quanti riteniamo migliore. Stamani però il primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto, in rappresentanza anche degli altri sindaci che non hanno partecipato alla votazione, ha illustrato i contenuti di una mozione presentata ieri in assemblea, nella quale sono spiegati i motivi che li hanno indotti a non votare il bilancio, chiedendo di riscrivere il piano industriale, l'unico modo, dice D'Alberto, per salvare il Ruzzo. Il piano industriale che è stato approvato è ormai inadeguato per la situazione che si vive e soprattutto per le modalità di gestione della società anche attuale, che ovviamente stanno determinando solo esclusivamente un incremento dei costi operativi, dei costi di produzione, con particolare riferimento ai costi del personale, più 700.000 euro rispetto al 2018, più 3 milioni di euro rispetto al parametro del 2011, che poi è quello sulla base del quale viene calcolata la tariffa. Quindi vuol dire che attualmente, anche in proiezione, si prefigura per l'aumento dei costi del personale, costi di produzione, costi di gestione, quindi spesa corrente, non spesa per investimento, un incremento della tariffa che ovviamente si scaricherà, come si sta scaricando, sui cittadini. Questo non possiamo assolutamente tollerarlo. Il rischio è che si arrivi al 2023 in una situazione che non consenta il parere favorevole alla prosecuzione dell'affidamento alla società in house, che è una società quindi fatta da soci, da sindaci, interamente pubbliche, che gestisce il bene acqua. Chiediamo quindi l'immediata riscrittura del piano sotto forma di un piano di risanamento a tutela della società, a tutela dei cittadini. Rimaniamo a Teramo, dove la Guardia di Finanza, con l'ausilio della sezione aerea di Pescara, ha scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana a Sant'Omero, su un tratto collinare a ridosso di un argine del fiume Salinello. Una vasta piantagione di cannabis nel territorio comunale di Sant'Omero è stata posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Teramo. L'operazione è stata realizzata attraverso una sinergia tra il dispositivo terrestre e la componente aeronavale che, con l'impiego dell'elicottero AV-139 nella zona collinare dell'entroterra teramano, ha individuato la coltivazione di marijuana. Il target territoriale, prontamente segnalato dalla sezione aerea di Pescara al Comando Provinciale di Teramo, ha consentito di organizzare un dispositivo di intervento immediato composto dai militari della tenenza di Nereto con i colleghi del reparto operativo aeronavale di Pescara. Attraverso sentieri impervi, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno raggiunto la zona collinare nel comune di Sant'Omero, lungo l'argine del fiume Salinello, ove, nascosta dalla rigogliosa vegetazione, hanno individuato la piantagione di marijuana composta da 2100 piante di un'altezza di 2,5 metri, oramai in piena fioritura e pronte per essere raccolte. Il campo, insistente su un terreno demaniale fluviale, era dotato di un ingegnoso e complesso sistema di autoirrigazione. Nell'area interessata sono stati rinvenuti anche fertilizzanti e attrezzi da lavoro utilizzati per la coltivazione. Le piante di cannabis opportunamente sradicate dal terreno, oltre all'attrezzatura utilizzata per la coltivazione, sono state così sequestrate. Il prodotto stupefacente, una volta lavorato e immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di analisi dei rischi locali, il cui continuo monitoraggio del territorio è assicurato anche grazie alla dinamicità e versatilità dell'impianto.
l'impiego del mezzo aereo, i cui apparati di ricerca e scoperta consentono di svolgere missioni idonee alle esigenze operative del corpo. Sì del Consiglio regionale al piano di assetto naturalistico della riserva d'Annunziana, soddisfatto il consigliere del Partito Democratico Antonio Blasioli. Blasioli, qual è l'importanza dell'approvazione del piano di assetto naturalistico della riserva d'Annunziana di Pescara? È importante perché quello che noi notoriamente chiamiamo Pineta in realtà è una riserva che ha avuto dalla sua istituzione la legge 96 del 2000 delle norme transitorie. Queste norme transitorie aspettavano appunto il PAN, cioè norme attuative del piano di assetto naturalistico, che sono sostanzialmente un piano regolatore speciale della nostra riserva, 56 ettari di verde, di cultura, di ambiente all'interno della città di Pescara. Ebbene, quelle norme transitorie hanno resistito 20 anni esatti. Solo ieri il Consiglio regionale è riuscito ad approvare il piano di assetto naturalistico che era stato predisposto dall'amministrazione comunale di centrosinistra, votato dal Comune di Pescara il 23 novembre del 2018. Con un grande lavoro portato avanti da quei tecnici, i tecnici del comune, dalla giunta di centrosinistra e dell'assessore Paola Marcheggiani. Ora comincia una nuova fase perché ci sono già degli emendamenti che auspicano cose da fare e soprattutto c'è la richiesta di fondi naturalmente al Consiglio regionale, alla giunta regionale per cercare di portare avanti quello che è scritto in questo piano regolatore della riserva. Pensate soltanto al meccanismo degli stabilimenti che sono compresi all'interno di questo piano di assetto naturalistico, stabilimenti che potrebbero avere per esempio dei benefici nei futuri bandi della BOL che stanno facendo parte di aree protette, stabilimenti che però ad oggi sono stati molto più appesantiti nelle norme perché anziché applicarsi a loro le norme del piano demaniale si applicavano quelle di questa norma transitoria che era molto più restrittiva. Questa mattina è stato siglato un protocollo d'intesa tra Comune e Università di Teramo insieme alla Camera di Commercio per implementare la promozione del territorio. Credo che sia una preziosa opportunità di crescita non solo per la facoltà ma anche per il nostro comune affinché si vadano a sottolineare le caratteristiche principali, i filoni principali per definire una vocazione forte del nostro territorio. Credo che sia un'occasione per sottolineare la creatività, l'innovazione e la sostenibilità. Credo che questi siano i filoni principali per strutturare una vocazione forte. Il fatto che ci sia nello sviluppo del territorio una facoltà dell'Ateneo Teramano va a sigillare ancora di più il rapporto stretto tra Comune di Teramo e Ateneo. La prospettiva deve essere di lungo termine affinché si vadano a progettare, pianificare e poi realizzare dei progetti di ampio respiro. Questo vuol dire dare una vocazione forte e strutturata ad un territorio. Nel momento in cui parliamo di sviluppo del territorio è assolutamente necessario inserire il Comune di Teramo in una mappatura, in una logica che guardi oltre i propri confini, anzi se posso approfittare non credo solo dei comuni vicini al Comune di Teramo, ma occorre pensare anche al Comune di Teramo che ruolo dovrebbe avere nello sviluppo di marketing territoriale nella Regione Abruzzo e fuori la Regione Abruzzo. È un atto di coraggio da parte dell'amministrazione perché certamente non saremo noi a raccogliere i frutti di questo piano di marketing territoriale, è un atto di coraggio perché proietterà nel futuro i risultati di quello che oggi noi firmiamo. È chiaro che ci vorranno degli anni, ma stiamo dando una vocazione alla città di Teramo, forse questa è la vera notizia e tutti i soggetti, tutti gli stakeholders che si uniranno, tutte le associazioni di categoria, tutte le industrie, i commercianti, le associazioni, tutti i soggetti che parteciperanno chiaramente a questo piano di marketing territoriale, perché ricordiamo il piano di marketing territoriale è sempre inclusivo di tutti i soggetti, di tutti gli stakeholders del territorio, dovranno remare tutti nella stessa direzione. Il vero dramma della nostra città, e lo dico dopo 2 anni di amministrazione, è che spesso ognuno va nella propria direzione e invece le stesse risorse utilizzate nella stessa direzione, andando dalla stessa parte, potrebbero dare dei frutti completamente diversi. Questa mattina è stato inaugurato il supermercato Interspar al centro Universo di Silvi, presente anche Monsignor Lorenzo Leuzzi.
Riapre il supermercato del Centro Universo di Silvio Marina. La grande distribuzione alimentare così è salva e con essa i posti di lavoro di 25 impiegati che sono stati momentaneamente riconfermati, saranno in prova per 6 mesi. Anzi, i dipendenti sono aumentati grazie al lavoro stagionale. Sono stati incrementati i posti di lavoro grazie anche al fatto che oltre a questa apertura la Maiora e l'insegna d'Espar in Abruzzo sta proseguendo un programma di investimenti e di nuove aperture che durerà fino alla fine dell'anno, con tantissimi punti vendita sia in franchising e sia come gestione diretta della Maiora, tutte a marchio d'Espar, Eurospar, Interspar. Il centro commerciale era rimasto sprovvisto del supermercato per diversi mesi. Il titolare esprime soddisfazione per la nuova gestione. E oggi sono contento per due motivi importanti. Il primo, forse il più importante, come ha detto lei, è che il gruppo, la famiglia Cannillo, il gruppo d'Espar, con questa operazione ha deciso di salvare tutti i posti di lavoro, anzi di incrementare i posti di lavoro che c'erano rispetto a prima. Quindi questo è un grande successo sia per il centro ma soprattutto per il territorio. Seconda cosa, che per me è anche un orgoglio essere nazionalisti, avere un gruppo totalmente made in Italy. Nulla da temere per i consumatori cattolici, casse e scaffali infatti sono stati benedetti dal vescovo di Teramo in persona. È anche un segno che la vita riprende e dunque anche il momento commerciale, economico, finanziario è molto importante e rappresenta che la Chiesa è davvero importante proprio per sollecitare tutti a guardare avanti con fiducia. Adesso parliamo di sport e calcio di Serie B, una sola vittoria nelle ultime 8 partite a cavallo del lockdown, il ruolino di marcia che accomuna Pescara e Frosinone, le due squadre che domani alle 18.45 si affronteranno allo stadio Adriatico Cornacchia, seppur con obiettivi differenti. Nel pomeriggio, conferenza stampa del tecnico biancoazzurro Andrea Sottil, ascoltiamo i passaggi salienti. Insomma, le annate sono tutte diverse, io Pescara l'ho seguito e come l'ho seguito bene l'anno scorso. È stata questa una stagione un po' particolare, quando si cambiano così magari le guide tecniche può subentrare magari, dico può, subentrare nei giocatori magari... si tolgono delle certezze, magari i giocatori non hanno più dei punti di riferimento, che può essere un sistema di gioco, può essere dei principi di gioco, dei movimenti. E poi, come ho detto sempre, quando non arrivano i risultati si può incappare in un perdere l'autostima, perdere la consapevolezza delle proprie forze. Quindi io ho cercato di lavorare molto su di questo, ho avuto una risposta importante queste due partite, non facili tutte e due, come non sarà neanche la partita di domani facile, non ce n'è facili fino alla fine, però ho avuto una grande risposta nel secondo tempo di Venezia, dove la squadra ha dimostrato che è viva, ha grande carattere, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché l'hanno meritato, l'hanno voluto, questo pareggio si poteva anche vincere, quindi anche in uno in meno secondo me la squadra ha giocato, è stata alta, è stata aggressiva, ecco. Questo che non bisogna aspettare lo schiaffo, ma lo schiaffo bisogna darlo, quindi bisogna essere molto più approcciare ancora meglio la partita, anche se poi col Perugia abbiamo fatto un grande primo tempo. Ecco, bisognerebbe mettere insieme il primo tempo del Perugia e il secondo tempo del Venezia, no? e farci 90 minuti di questo tipo, dove c'è stata intensità, gioco e nello stesso tempo anche grande determinazione. Devo per forza fare tante valutazioni perché siamo dentro una specie di frullatore, come tutti del resto. Si gioca in continuazione, non c'è tempo per allenarsi. Io ho preso la squadra, ero consapevole. In poco tempo non si può incidere sulla condizione fisica. Questi ragazzi vengono anche da un lungo periodo di stop, quindi Palmiero per esempio è un giocatore che insieme a Pucciarelli magari anche dopo il lockdown ha giocato poco, quasi mai, quindi è normale che ha determinate caratteristiche, è normale che magari messo in campo subito ci sta che abbia un rimbalzo negativo, questo me lo aspettavo, quindi per risponderti è questo, non c'è niente di particolare, c'è che quando non si ha la continuità dei 90 minuti
si viene magari da un periodo di inattività con poco minutaggio, inattività nel senso di poco minutaggio, quasi niente, perché Palmiero ha giocato veramente poco, ci sta che puoi accusare qualcosa. Ecco, sta a me, come sto cercando di fare, di coinvolgere tutto il gruppo, mantenendo un'identità, mantenendo sempre un'ossatura, ma cercando di far ruotare un pochettino i giocatori per ottimizzare le risorse fisiche. Quindi ci sta che Palmiero sia andato un pochettino in riserva, come può essere capitato anche a Pucciarelli, un altro giocatore che non viene da tanti mesi di inattività, di poco minutaggio. Questo lo devo mettere sul piatto della bilancia, perché è evidente, e quindi da lì cercare o chi prima o chi dopo, con le 5 sostituzioni, di costruire l'inizio della partita, ma anche l'andamento poi della partita. E l'allenatore del Frosinone, Alessandro Onesta, conferma di avere problemi a centrocampo e sprona i suoi a fare meglio, a cominciare da domani. Nelle ultime partite, ha detto Onesta, abbiamo raccolto troppo poco. Siamo un po' corti in mezzo al campo perché Maiello si è fermato e Maiello, dopo la grande sosta, ha fatto un pochino più fatica a prendere la condizione. Infatti poi si è fermato e adesso lo stiamo recuperando. Maiello per noi è un giocatore fondamentale, ci dà qualità, ci dà equilibrio, ci dà tanto. Speriamo di recuperarlo. Tabanelli ancora è fuori, ha un problema tendine dietro al polpaccio e speriamo di recuperare anche lui. Ma sicuramente a Pescara servono i punti anche a loro, sono una situazione un po' così, perciò devono far punti. Partite sempre di meno, ogni punto sarà sempre più pesante, perciò anche noi dobbiamo avere, diciamo, la forza di andarci a prendere più punti. Ultimamente abbiamo raccolto poco per me. L'ultima partita con Jugoslavia per me è stata giusta, il pareggio, mentre le altre per me con l'Empoli così potevamo portare a casa qualcosa in più. Però, diciamo, il calcio di oggi, di questo periodo è un po' particolare, tutte le squadre hanno fatto fatica e fanno fatica a mantenere una freschezza di gambe dei giocatori. Tante squadre ogni partita perdono uno o due giocatori, noi ne abbiamo persi pochi, però ultimamente si sono concentrati su un reparto che è il centrocampo e perciò siamo un po' in difficoltà. Speriamo di recuperare tutti, perché le partite ravvicinate comunque comportano, soprattutto in questo momento, dei problemi. Col presidente ci parlo tutti i giorni, chiamo tutti i giorni. E il mio lavoro è la fiducia, la società fa le sue considerazioni. Se vinci ti tengono, se perdi ti mandano a casa. Ma non è proprio assolutamente un problema che mi pongo. Chi va nel pallone quando sente un po' una critica, io vedo qualcuno che legge, a me frega niente. Ho avuto tanto una vita e se mi abbatto per queste cose sono abituato, non c'è problema. E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo questa sera a partire dalle 21 il 14° appuntamento con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Così come vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.